Grazie a tutti di essere intervenuti. Oggi siamo molto contenti di poter ospitare Maria Serena Mazzi e la sua ultima fatica, Donne in fuga, vite ribelli nel Medioevo. Quindi un argomento estremamente interessante e l'ascolteremo con grande piacere. Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti a questa presentazione. Italia medievale, sento di poter parlare a nome di tutta l'associazione e fiera e orgogliosa di ospitarla, dottoressa Mazzi. Io sono, nell'ultima settimana, confesso di essere andato a guardare il suo curriculum e di aver visto tutte le sue attività editoriali e tutta la sua storia di passione per la ricerca, per un Medioevo che, diciamo così, è particolare e non sempre, diciamo così, in prima pagina come importanza. Io le farò alcune domande, dunque ci sarà un po' di volta e risposta, però io vorrei subito cominciare con la prima domanda chiedendo di auto farsi un curriculum, perché io sono, ripeto, molto colpito dalla sua attività. Grazie. Intanto, buonasera a tutti e grazie per questo invito. Io sono contenta di ritrovarmi a Milano, che è stata l'oggetto della mia tesi di laurea. Io ho studiato a Firenze, quindi non era un tema così usuale la storia milanese, però nonostante il docente di riferimento fosse uno studioso della società fiorentina, io ho insistito per fare questa tesi, il comune di Milano nella storiografia dell'Italia Unita, e quindi diciamo che sono partita da questo, sono arrivata poi ad altre cose. Ho compiuto quindi i miei studi a Firenze, ma come spesso accade non si rimane nella città in cui si studia, forse ora un pochino di più, ma concorso dopo concorso mi sono spostata, mi sono dovuta spostare e sono andata a insegnare storia medievale nella città di Ferrara, che per l'appunto è una delle poche città medievali in Italia. Ho scelto storia medievale, poi avevo scelto anche questo tema abbastanza difficile come argomento di tesi, e la medievistica non è un terreno facile, non è una disciplina così che si può prendere alla leggera, richiede molto apprendistato, richiede uno studio pesante e alla fine poi direi che i risultati non sono poi così gratificanti, perché la storia medievale importa poco in generale. Si dice un tempo passato, non ci riguarda più, che cosa dobbiamo imparare? Invece tante cose dobbiamo imparare, perché come dicevo nelle mie lezioni il Medioevo ha inventato quasi tutto. E a parte questo, noi dovremmo cercare, soprattutto per i più giovani, di recuperare uno spessore di memoria, altrimenti non riusciamo neanche a comprendere i fenomeni dell'attualità. Invece ora si è perduto, soprattutto nelle giovani generazioni, questo senso del tempo. Ecco, il tempo è diventato solo un presente puntiforme. Io, quando ho cominciato, diciamo, poi con lo studio di storia sociale, perché mi interessava, mi interessa tuttora, non tanto la storia delle istituzioni, la storia politica, la storia dei grandi numeri, delle persone eminenti e dei personaggi famosi, mi interessava studiare la vita delle persone, cioè le persone, la loro storia, le loro vicende, le loro passioni, le loro sofferenze, le loro malattie, le relazioni fra di loro, il lavoro, quindi tutti i temi di storia sociale che in Italia sono arrivati un pochino più tardi rispetto a quanto abbiano fatto in Francia con la storiografia di Gannal, con Marc Bloch, poi con Georges Duby e con Jacques Lecoq. Cito qualcuno. Ma io parto da un'altra recensione, che era poi un'intervista, che è stata fatta da una giornalista di Repubblica, Silvana Mazzocchi, che è quella,
E nel titolo, perché poi l'intervista era molto più lunga, ma nel titolo c'era scritto: speriamo che sia femmina, coraggiosa e ribelle. In realtà, questo speriamo che sia femmina, coraggiosa e ribelle non poteva adattarsi al Medioevo, cioè nessuno si sarebbe augurato di avere, tantomeno come unica figlia, una figlia femmina, ma una figlia come una benedizione. L'unico figlio accettabile era il figlio maschio, perché qualunque fosse lo stato e la condizione della famiglia, il figlio maschio era una ricchezza, intanto perché andava a sostituire la figura paterna nel suo ruolo di capofamiglia, se necessario, come gestore del patrimonio, se ce n'era uno, erede di un titolo, se un titolo si doveva tramandare, e se l'erede maschio anche nella famiglia più umile, anche nella famiglia contadina, costituiva comunque la ricchezza, perché erano le braccia da lavoro ed era la possibilità di mantenere una terra in affitto o una terra mezzadria nel contratto con il padrone. Altrimenti, se il contadino avesse avuto tutte figlie femmine, non avrebbe potuto conservare neppure la terra da lavorare, perché sarebbe stato insufficiente il suo apporto lavorativo. Però queste nascite di figlie femmine erano in realtà delle nascite senza allegria. Voglio tornare a Beatrice Sforza, nata a Este, perché lei nacque secondogenita da Ercole e da Eleonora d'Aragona, e quando è nata la prima figlia, Isabella, che poi è rimasta sempre la prediletta, furono fatte moderate allegrezze, come si chiamavano allora, però furono fatte. L'anno seguente nacque Beatrice, si attendeva l'erede, il sospirato erede, e i cronisti del tempo riferiscono che nessuna allegria fu fatta, non furono suonate le campane, non ci fu lo scoppio delle bombarde, non si accesero i fuochi, nessuna allegria, perché era nata femmina e si voleva fosse maschio, dicevano queste donne. Queste donne che fuggono sono donne che non hanno raccontato la loro fuga in termini personali, non hanno lasciato un diario, uno scritto in cui hanno raccontato le proprie vicende e la propria decisione di sottrarsi a qualcosa che non potevano più sopportare, oppure di allontanarsi aspirando a qualcos'altro. Hanno scritto per loro altri, e in genere questi altri che hanno scritto sono uomini. Cioè, noi conosciamo le loro vicende soprattutto per fenomeni, per casi di infrazione alle regole, quindi attraverso i giudizi, i processi, le denunce, oppure i libri di conti, la legislazione, i libri di memorie, ma queste sono tutte testimonianze che hanno scritto gli uomini. Quindi noi da loro direttamente, tranne pochi, pochissimi casi, non siamo venuti a sapere niente. Quindi le motivazioni che le hanno spinte fuori di casa, fuori da un convento, fuori da un'altra istituzione, noi direttamente non le possiamo conoscere. Le deduciamo da alcuni piccolissimi elementi che ritroviamo in queste fonti di natura diversa. Che cosa muove le donne alla fuga? È intuitivo, la prima cosa è la guerra, la carestia, la fame, la violenza, cioè le donne cercano di sottrarsi a una situazione che è diventata insopportabile e che le condurrà alla morte o a un pericolo gravissimo. E quindi la fuga è un elemento connaturato di reazione a questo. Però non è soltanto questo. Ci sono donne che hanno deciso, e questa volta la scelta è volontaria, non è imposta dalle circostanze, hanno deciso di non continuare nella sottomissione, di non continuare a obbedire, di non continuare a dire sempre di sì, di non subire il proprio destino. Ci sono molti esempi qui, donne altolocate, donne invece che altolocate non sono,
borghesi che vivono nella casa come se fossero delle serve quasi nei confronti del marito e nei confronti della famiglia del marito, rinchiuse a condurre avanti il proprio lavoro e le proprie gravidanze. Ci sono delle serve, delle schiave, delle prostitute, ci sono contadine, ci sono donne accusate di stregoneria e ci sono eretiche. Allora, molte di queste hanno deciso di fuggire perché a un certo momento hanno detto no e hanno capito che si potevano ribellare, con conseguenze a volte gravissime, fino al rogo, fino all'arresto, fino alle punizioni più severe, l'incarcerazione, eccetera. Però hanno deciso di avere una vita diversa. Ma una vita diversa per una donna in fuga medievale è una cosa intollerabile, nel senso che la condizione femminile nel Medioevo è una condizione di subordinazione. Se non si riconosce questo, non si può neanche parlare di questi gesti di ribellione. Subordinazione a che cosa? Perché la donna non ha un'autonomia giuridica, è sempre sotto la tutela di qualcuno, e questo qualcuno è prima il padre, poi il marito. In assenza dell'uno o dell'altro, la tutela appartiene a un membro maschile della famiglia, che può essere anche un ragazzo molto giovane. Quindi la madre non potrà, per esempio, presentarsi di fronte alla giustizia o chiedere di presentarsi per motivi di legge anche davanti al notaio a fare un contratto, perché non ha piena capacità giuridica e quindi dovrà essere assistita da un tutore. Ci sono delle forme di tutela. Secondo, non ha neanche una piena capacità economica, nonostante lavorino le donne medievali, perché le donne medievali sono nell'artigianato, sono nel salariato, fanno le manovali anche nell'edilizia, fanno le contadine, sono tessitrici, sono lavandarie, cioè c'è tutto un mondo femminile operoso. Nonostante questo, loro non hanno la piena autonomia e la piena capacità economica. Quanto guadagnano, a meno che non vivano da sole, lo devono versare in famiglia, ma soprattutto dispongono della loro, anche, diciamo, del loro destino economico i genitori, cioè il padre. Perché lei, la donna, verrà solo dotata, i beni della famiglia non le verranno riconosciuti in nessun modo, tranne casi naturalmente molto particolari. Allora, data questa subordinazione della donna, questa sottomissione, questa obbedienza alla quale anche ogni madre educa le proprie figlie, perché la trasmissione dell'educazione in via femminile avviene in questo senso, devi accettare, devi riconoscere, è così evidente, anche così, diciamo, particolare, che, come ha notato una studiosa francese, nei documenti la donna è quasi sempre un complemento oggetto, cioè il padre la dota, il padre la dà in sposa, la concede, la affida, il marito la riceve, la prende e così via, cioè non è mai un soggetto nella frase, e questo è molto significativo. Allora, alcune di queste donne, dopo aver avuto una vita assolutamente regolare secondo i canoni, si sono non ribellate, neanche ribellate, ma sottratte. E il lavoro della fuga è come un lavoro di sottrazione di sé. E quindi hanno abbandonato quello che stavano facendo, la famiglia, o dei figli, e hanno fatto altre cose. Alcune si sono ribellate semplicemente studiando, scrivendo e pagando spesso con la vita questa azione. Altre hanno deciso che valeva la pena di difendere la propria scelta eretica non ortodossa, vagando da sole o con una compagna nei boschi fino ad essere raggiunte dagli inquisitori e fino a raggiungere poi lo stesso luogo. Altre invece hanno deciso che avrebbero voluto condurre una vita diversa da quella monacale, perché non avevano scelto.
le mura claustrali come la propria dimora. Erano state messe a forza in questa istituzione, a volte anche con la lusinga un po' dei genitori che di fronte a una bambina di pochi anni cominciavano a farle intravedere un futuro quasi di potere, quasi di dominio: diventerai la dessa, sarai importante, sarai. La bambina cresceva lusingata da questa prospettiva e si ritrovava dentro un monastero, dentro un convento, senza poter reggere quella vita che si può sostenere soltanto con una vocazione spirituale. A me ha colpito nella recensione questa viaggiatrice inglese. Adesso io sicuramente sbaglierò il nome, Margery Camp, spero che si pronunci così. Sono andato un po' a studiarmela a grandi linee, la leggerò nel suo libro, un po' la biografia. A me ha colpito molto perché è una donna eccezionale, una grandissima viaggiatrice che spiegarla in due parole in grana grossa non si è fermata di fronte a niente, però preferirei che l'autrice la spiegasse. Magari se riusciamo anche a leggere le due righe ovviamente lette da lei. Allora, quella che anch'io credo si pronunci Margery Camp, perché ho sentito le pronunce più strane, quindi non so. È una donna che è nata nel 1373 in Inghilterra, una donna benestante, cioè non veniva da una famiglia aristocratica, ma proveniva da una famiglia di uomini d'affari, persone che si occupavano di affari. È stata sposata come accadeva al tempo, cioè il matrimonio veniva concordato tra la famiglia della sposa e la famiglia dello sposo. E lei ebbe una vita assolutamente regolare, si prese questo marito con obbedienza e gli ha dato 14 figli. Dopo la nascita del primo però, lei ha avuto già in quel momento una visione, cioè ha avuto, si è messa direttamente in rapporto con Cristo e ha cominciato a parlare con la divinità. Nonostante tutto, ha fatto questi 14 figli, poi a un certo momento ha deciso che lei non voleva più vivere secondo la vita che aveva fatto fino a quel momento, quindi non voleva più avere rapporti con il marito e voleva studiare, viaggiare, frequentare luoghi di pellegrinaggio, eccetera. Soprattutto annunciò al marito che si sarebbe attenuta strettamente alla castità. E il marito disse: va bene, ti giacerò con te ugualmente. Cioè, la cosa non lo riguardava da questo punto di vista, era così un imperativo, era un rito di obbedienza che lei gli avrebbe dovuto. Fu difficile però, perché lei si mise immediatamente, come poi lui è morto, mentre è rimasta in vita ancora molto lungo, e ha cominciato a viaggiare in tutto il mondo conosciuto di allora, cioè in tutta Europa. È stata a Roma per lungo tempo, è stata in pellegrinaggio a Gerusalemme, ha compiuto diversi viaggi e su di lei hanno cominciato ad appuntare gli occhi gli inquisitori e la Chiesa ortodossa, cioè gli ecclesiastici, perché questi colloqui con Dio, questo parlare con il soprannaturale, questo riferire che tutti i suoi movimenti erano dovuti al fatto che egli la sospingeva, egli la guidava, eccetera, eccetera, cominciavano a insospettire e quindi fu accusata di eresia. Lei però si difese con grandissima abilità, devo dire, che non è capitato poi ad altre donne. Si difese, l'appoggio anche del suo confessore, insomma nessuno riuscì a provare che si trattava di una donna eretica. Nel frattempo lei continuava a sconvolgere i suoi vicini e a sconvolgere anche le persone presso cui si recava, perché aveva queste crisi molto violente durante le quali piangeva, si disperava, perché aveva come un rapporto fisico anche con Cristo e quindi ne ricavava una sofferenza.
quando si recò a Roma, dove appunto è stata a lungo, i compatrioti che l'avevano accompagnata, ma anche i romani, di fronte alle crisi che lei aveva nella chiesa, quando si recava anche per la messa, insomma, non erano propriamente convinti che si trattasse di una donna in odore di santità, infatti non fu mai dichiarata santa, ma insomma, credevano che piuttosto che dialogare con Dio, insomma, quasi quasi, quando si contorceva a terra in quel modo, forse si trattava del demonio e non tanto di Dio. Ma nonostante questo, lei riuscì a superare ogni difficoltà ed è anche pare un ottimo rapporto con la popolazione di Roma. Aveva delle vicine che si occupavano di lei, persone con cui riusciva a parlare. Anche questo deve stupirci. Parlare in che lingua? Che lingua avrà parlato lei, che non sapeva neppure scrivere, le proprie memorie le ha dovute dettare a due scrivani? E avrà imparato qualcosa di italiano, si saranno intesi, perché nel Medioevo si comunicava con una facilità che a noi sembra, a me perlomeno, sembra straordinaria, perché viaggi continui, persone di lingue diverse, appartenenti a paesi diversissimi, però riuscivano a trovare un modo di mediare, o attraverso altri stranieri, o attraverso, i corti, attraverso il latino, perché parlavano in latino. Questa donna, tornata in patria, poi decise che no, era stata per troppo lungo ferma, e si rimise in movimento di nuovo, viaggiò, tornò in Europa, accompagnata questa volta da una nuora, e poi, insomma, ritornò finalmente in patria, ma aveva condotto una vita al di fuori delle regole. È una vita scelta da lei stessa. Come ha potuto fare questo, però, non essendo neanche una donna aristocratica e quindi potente in un certo senso? L'ha potuto fare perché ha avuto la protezione di queste voci. A volte le mistiche che si mettono in contatto con Dio e che hanno la visione, le profezie, riescono ad avere questi margini straordinari di libertà e anche a non essere però bruciate sul rogo, perché dicono, come diceva il De Garda di Bingen, non sono io che parlo, è Dio che parla attraverso di me. E allora è difficile accusarle di eresia. Queste donne non sono donne ribelli, nel senso non sono rivoluzionarie, non sono trascinatrici, non hanno fatto nessun suo movimento, hanno cercato una via personale che fosse una via anche alla dignità, al proprio desiderio di conoscere, al proprio desiderio di uscire da limiti confinanti. E ognuna di loro, chiunque abbia cercato di scardinare questo potere confinante, che è delle leggi prima che degli uomini, perché non dobbiamo pensare sempre di essere in rivalità con il marito, però io non posso neanche dimenticare che c'è un bel trattato trecentesco scritto, sembra, da un marito parecchio anziano per la giovane moglie, in cui il marito le prescrive tutte le cose da fare, e fra queste una serie di attenzioni alla sua figura, alla sua persona, quando tornerà, prendersi cura di lui interamente, eccetera. E poi dice a un certo punto: devi fare come un cane, essere come un cane.